Grazie, prima di dare la parola a Natale, ricordo che come Transform Europa noi abbiamo una conferenza che annualmente facciamo che si chiama Marx Femme, in cui appunto proviamo a intersecare la questione femminista con quella con marxista e comunista. E Natale Cucurese e poi Franco Russo. Grazie, grazie Roberto, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie a Transform Italia per l'invito. Vorrei iniziare questo intervento ricordando l'abbandono del tema della questione meridionale, soprattutto negli ultimi anni, sia a destra che a sinistra. Non che sia una particolare novità, già in passato, a parte una parentesi negli anni 50 e 60 del secolo scorso, la questione meridionale si è stata eclissata a favore soprattutto nell'ultimo trentennio della questione settentrionale, inesistente. Così che il Mezzogiorno si è trovato contro tutto il blocco del Nord, costituito dai partiti della destra tutta e anche da molti di quelli di sinistra, in particolar modo nei suoi gruppi dirigenti. Come se non bastasse, a Nord è appunto spuntato anche un partito territoriale come la Lega, con i risultati catastrofici per il Sud che tutti conosciamo. E con la preparazione della madre di tutte le fregature, quella definitiva per il Sud, cioè l'autonomia differenziata che potrebbe segnare la fine dell'unità del paese. Ovviamente la scelta dell'autonomia differenziata è solo uno dei tanti scontri che avvengono in Europa tra interessi divergenti e quasi sempre di natura, diciamo così, miserabile, come lo è la guerra. La dicotomia destra e sinistra in realtà al Sud ha poco valore per il cittadino del Mezzogiorno. Io ricordo le teorizzazioni del meridionalista Nicola Zitara, che fu già negli anni 70 per qualche tempo direttore del giornale Lotta Continua, dove parlava appunto che c'è un profondo legame tra la lotta di classe e la contrapposizione tra gli interessi del nord e i bisogni del sud. Infatti, diceva Zitara, non solo il proletariato settentrionale, ma anche i partiti ufficiali ed extraufficiali della sinistra italiana non possono servire due altari, perché gli interessi del proletariato settentrionale sono inconciliabili con quelli di quello meridionale. Il proletariato settentrionale combatte una sua battaglia economicistica e riformistica e anche quando le vittorie politiche e sindacali si traducono in leggi generali, il proletariato meridionale non ne beneficia, perché tali leggi contemplano situazioni estranee all'assetto meridionale. In sostanza, il proletariato settentrionale convive col capitalismo anche fisicamente e in un certo modo partecipa ai suoi frutti. Io aggiungo alle briciole dei suoi frutti. Ai frutti quindi della spoliazione che il capitalismo italiano fa e ha fatto del Sud. Non a caso il Mezzogiorno è cancellato persino dal testo della Costituzione del 2001 con la riforma del titolo quinto. La considerazione è che questo Stato semplicemente il Sud non interessa e lo si vede quotidianamente, anche col razzismo di Stato che imperversa sui media. Ecco perché con l'autonomia differenziata andremo incontro alla probabile dissoluzione dell'unità e, come nel 1861, questo passaggio rischia di essere segnato ancora una volta dal sangue del Sud, questa volta speriamo solo in senso figurato, con la balcanizzazione appunto del paese. A meno che la guerra voluta anche dall'Unione Europea, quella che doveva in origine preservarci da ogni nuova guerra, non freni momentaneamente il processo di dissoluzione del paese per la necessità, diciamo così, di carne da cannone. Non a caso, 2 anni fa, ho precorso i tempi, in questa stessa assemblea di Transform, a Roma, ero in presenza, posi l'accento sul fatto che il 72% dell'esercito italiano è composto da meridionali. È il frutto del perdurare del colonialismo interno ben descritto da Gramsci, che scriveva che la borghesia settentrionale ha soggiogato l'Italia meridionale e le isole e le ha appunto ridotte a colonie di sfruttamento. Il contesto di oggi, infatti, non è dissimile a una colonizzazione imperialista dove l'impero e l'Unione Europea e noi meridionali, come sempre, non abbiamo voce in capitolo. E questo non è altro che un momento della lotta di classe attraverso la trasformazione delle masse
dei colonizzati in classe di lavoratori sottopagati. Così chi parla da sud, di sud e da sinistra è emarginato e diventa spesso scomodo in assoluto, soprattutto a destra, ma anche da parte di quella sinistra che non parla più di questione meridionale perché teme di perdere i voti del nord, ma facendo così perde il consenso del sud, che infatti rapidamente gli ha voltato le spalle a conferma del divorzio tra sinistra e mezzogiorno. Qua ripeto un discorso che ho portato spesso, quindi per costruire l'alternativa popolare di sinistra, le parole d'ordine antiliberista, ambientalista, pacifista, antifascista, anticapitalista, femminista, bisogna aggiungere meridionalista. Il meridionalismo non è una corrente politica, ma è semplicemente un'attività di ricerca e di analisi volta a risolvere la questione meridionale. Per cui se la sinistra non si definisce anche meridionalista, è autenticamente protoleghista e qui torniamo alle considerazioni di Zitara. Da qui la necessità di un partito del sud progressista e di un laboratorio del sud che tenga ben desta a sinistra, o almeno a quella sinistra sensibile al tema, la necessità di mettere il Sud e la soluzione della questione meridionale fra le sue priorità. Non a caso l'Emilia-Romagna si è mossa insieme a Veneto e Lombardia sull'autonomia differenziata, e questo ormai è ben evidente ai cittadini del Mezzogiorno. Mi avvio alla conclusione. Va sottolineato contemporaneamente che l'offerta elettorale della destra non ha sfondato il Sud, dove l'elettorato era divenuto nelle elezioni politiche del 2018 molto più mobile che nel resto del paese. Oggi l'Italia, ricordo, che viene governata da una coalizione per la quale ha votato meno di un elettore meridionale su cinque. Quattro elettori meridionali su cinque, una proporzione altissima che non ha precedenti nel passato, non hanno votato per la coalizione vincitrice, non sono saliti sul carro del sicuro vincitore. Questo lo si vede bene dai provvedimenti tutti contro il sud del governo Meloni. Il Mezzogiorno appare quindi più che in passato già all'opposizione. Basta solo intercettarne le sensibilità. Concludo, bisogna quindi unirsi su più battaglie, come scriveva un altro grande meridionalista, Gaetano Salvemini, nel suo libro Le lezioni di Harvard, in cui denunciava oltretutto, insomma, le inutili divisioni della sinistra che portarono Mussolini al governo. Oggi però dobbiamo tenere presente che gli eredi del fascismo sono già al governo e quindi dobbiamo cercare di evitare le divisioni sbasate spesso su questioni di visione politica o di ideologia, tra virgolette, politica, che l'elettore non comprende più, ed unirsi in questo caso sul Mezzogiorno, dandogli voce e rappresentanza. Grazie. Grazie, grazie mille Natale.